A volte si deve sgomitare un poco per arrivare al Signore. Una volta raggiunto, nonostante gli impedimenti fraterni che sorgono, non lo abbandoneremo più. Si rinnova la scelta di diventare partecipi della sua missione e quindi di seguirlo lungo la strada che il Maestro percorre. Andiamo verso la chiusura del mese missionario e vogliamo quindi chiedere al Signore che ci dia lo slancio di Bartimeo, di cui sentiremo parlare ora nel Vangelo, per seguirlo, salire con lui a Gerusalemme, portare a compimento il suo mistero di passione, di morte e di risurrezione. Gesù ci chiede di seguirlo in questo. Bartimeo farà questo. Ascoltiamo la pagina di Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Ecco, la prima cosa che mi colpisce in questo racconto, in questa vicenda, è il fatto di non essere davanti a una persona anonima. Si tratta di Timeo, figlio di Timeo, e si conosce la sua situazione, una situazione di marginalità, una situazione di necessità. Era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Possiamo sospettare che si tratti di uno che poi la prima comunità cristiana ha conosciuto molto bene, forse perché ne è divenuto un membro attivo. Non avrà fatto quei 23 chilometri di salita che separano Gerico da Gerusalemme semplicemente per fare una passeggiata. Lo ha fatto perché ha incontrato il Signore della sua vita. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Lo segue andando con lui alla passione, morte e risurrezione. Dopo il passaggio da Gerico e con questo ultimo miracolo compiuto da Gesù, segue l'ingresso in Gerusalemme. Quello che i suoi apostoli non erano più in grado di vivere perché avevano perso la fede in Gesù, certamente lo vive questo cieco guarito, Bartimeo, che segue Gesù e vede quello che gli apostoli non erano più in grado di vedere, la sua passione, morte e risurrezione. Mi si potrebbe obiettare, ma l'hanno vista, l'hanno incontrata, però ci vogliono gli occhi giusti della fede per entrare nella sua passione, morte e risurrezione. Timeo è sorretto dalla forza della preghiera. Non viene meno, anche quando gli altri
si frappongono e fanno da impedimento. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte. Mi è molto simpatico questo tipo. A volte ci sono fratelli e sorelle che non sono meno indigenti di noi. Possiedono però la capacità di scoraggiare e non di favorire la preghiera e la richiesta del prossimo. Timeo grida. Sa che quella è l'occasione. Neppure chi è stato con Gesù per lungo tempo ha saputo cogliere la possibilità di gridare a Lui e di ricevere da Lui. Ahimè. L'attività sportiva che non brilla per l'accoglienza, ma che si traduce in un agonismo disperato all'esclusione, rende la comunità credente un impedimento e non una possibilità di incontrare il Signore che passa e che sta salendo a Gerusalemme. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Un'invocazione, una richiesta ripetuta insistentemente. Quella che il Signore intercetta, nonostante le barriere frapposte da molti fratelli e sorelle, è una preghiera gridata da chi sa cogliere l'occasione del passaggio di Gesù. Ve lo immaginate quanti gridavano Gesù, quanti lo invocavano? Perché proprio deve sentire la voce di questo cieco in mezzo al trambusto, in mezzo a tante voci che gridano? È Gesù a fare la differenza e a convocare attraverso coloro che prima erano di impedimento lo stesso cieco, Timeo. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Sembrerebbero capaci di cambiare totalmente atteggiamento e di fare anche il tifo. Alzati, ti chiama. Quel cieco non presenta alcuna rivalsa su di loro. Non ha la pretesa neanche di avere delle precedenze. Compie un gesto che agli occhi di Gesù ha un valore inestimabile. Gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. La simpatica e coinvolgente tenacia di quest'uomo indigente rivela il suo immediato e pieno atto di fede. Getta via l'unica sicurezza che da indigente possedeva, il suo mantello. Ha la forza di balzare in piedi. Viene da Gesù. Quest'ultimo miracolo che l'Evangelista Marco ci racconta, ma così fa anche in modo splendido l'Evangelista Luca, quest'ultimo miracolo di Gesù appare come la sintesi di ogni percorso di conversione e lo comprendiamo nel momento in cui Gesù provoca quel cieco a dichiarare il suo desiderio. Non è un bisogno di riuscita e di affermazione personale che quel cieco manifesta, ma è il desiderio di poter arrivare a Gesù, di vedere per raggiungere una pienezza di vita con Lui. Con la sua richiesta insistente, nonostante le contrarietà di tanti fratelli e sorelle, così il suo desiderio è quello che Gesù fa emergere, forse per insegnare ai molti che sono presenti come devono intraprendere a pregarlo e a seguirlo.
la missione continua. Se abbiamo Gesù nel cuore, avremo da dire a questo mondo la sua grandezza, la sua importanza, il suo significato nella nostra vita, ma soprattutto stiamone certi, saremo noi custoditi nel cuore del Signore. Buona domenica a tutti voi. Thank you.